In questo video tutorial vedremo come realizzare 5 acconciature facili e veloci, super alla moda da provare subito, diventati addirittura virali su TikTok, quindi divertimento assicurato. Per queste tipologie di acconciature non è necessario avere i capelli puliti, così eviteranno di scivolare e restano ben fermi nell'acconciatura. Ricordati di mettere un bel like e iscriverti al mio canale se ancora non sei iscritta, così non ti perderai i prossimi video. Bene, cominciamo! Mai riuscite a fare uno chignon bello pieno e dall'effetto spettinato? Questa tecnica fa il caso vostro. Due semplici passaggi e voilà, lo chignon è fatto. Non ci credete? Procuratevi un pettine e due elastici. Cominciamo spazzolando i capelli in modo da togliere tutti i nodi. Poi, aiutandoci con un pettine, dividiamo i capelli creando una riga centrale. Li dividiamo a metà realizzando delle code piuttosto alte che leghiamo con degli elastici, cercando di realizzare una sorta di cipollotto nell'ultimo giro. Facciamo così su entrambi i lati. Poi apriamo con le dita uno dei due cipollotti, in modo da farci passare l'altro all'interno. A questo punto sistemiamo i ciuffi rimasti, arrotolandoli su se stessi, fermandoli con delle forcine attorno allo chignon. Sistemiamo, se necessario, ancora i capelli. Ed ecco fatto il nostro chignon spettinato. Che ve ne pare? Io l'adoro! E poi realizzarlo è stato super facile! Per la prossima acconciatura serviranno solo tantissimi elastici trasparenti e il risultato è spettacolare! Una treccia finta molto bella e romantica! Per prima cosa spazzoliamo i capelli. Prendiamo due piccoli ciuffi e li uniamo sotto al mento, fermandoli con un elastico trasparente. Poi prendiamo altri due ciuffi e li uniamo al di sopra del codino fatto prima, chiudendoli con un elastico rimanendo un po' più sotto rispetto all'altro elastico. Facciamo lo stesso procedimento per almeno 4-5 volte. Otteniamo così una sorta di barba fatta di tanti intrecci. Prendiamo tutti i mini codini e li portiamo dietro la testa. Sistemiamo con le dita i ciuffi in modo che siano uno dentro l'altro. E avremo la nostra fantastica treccia finta. Bella, vero? Sembra super complicata, ma in realtà ci abbiamo messo un attimo. Questa acconciatura l'adoro. Si adatta perfettamente anche per chi ha i capelli più corti. Quello che ci servirà saranno solo 4 elastici. Anche qui iniziamo spazzolando i capelli. Prendiamo un ciuffo sulla parte davanti della testa in modo da creare una sorta di triangolo. E lo fermiamo con un becco d'anatro o un elastico. In questo modo sarà più facile realizzare due piccoli codini. Cerchiamo di farli piuttosto alti. Una volta fatti, lavoriamo sul ciuffo davanti e realizziamo due treccine. Intrecciamole non sul davanti, ma lateralmente. E intrecciamo su tutta la lunghezza. Una volta fatta, le allarghiamo un po' con le dita. E più o meno all'altezza del codino le apriamo, facendo passare il codino all'interno della treccia. Facciamo così anche dall'altra parte. Sistemiamo stringendo i codini. Ed ecco l'acconciatura finita. Troppo bella! In questo modo saremo super carine e i capelli non ci daranno fastidio. Se siete amanti delle code alte, questa acconciatura vi piacerà. Infatti la solita coda alta viene rivisitata e a renderla più bella sarà un semplicissimo intreccio fatto con due trecce. Pettinare i capelli per questa acconciatura è fondamentale perché faremo una coda super alta. Prendiamo due ciuffi sul davanti e realizziamo delle trecce. Adesso portiamo i capelli il più in alto possibile cercando di aiutarci con le mani o con una spazzola. Mi raccomando, la coda deve essere la più alta che riuscite a fare e la fermiamo con un elastico. Poi con l'aiuto della punta del manico del pettine districhiamo la coda perché a questo punto i capelli potrebbero essere aggrovigliati. Passiamo poi alle due trecce davanti che uniamo con un elastico e girandole creiamo un intreccio. Si forma così un buco dove far passare la coda. I ciuffi rimasti li arrotoliamo sulla coda in modo da coprire l'elastico e fermiamo il tutto con una molletta. E voilà! Una coda alta da vera amazzone, semplicemente stupenda! Questa acconciatura è in super tendenza, ci rende subito pettinate e carine. Ed avendo anche un semiraccolto piuttosto alto, ci regalerà qualche centimetro in più. Spazzolata veloce ai capelli, poi con il pettine li dividiamo a metà, creando una riga centrale. Formiamo due codini alti con una buona porzione di capelli. Poi ciascun codino lo dividiamo a metà. Uniamo in un unico codino alto le parti più interne, mentre con i ciuffi esterni rimasti realizziamo due trecce.
Sistemiamo il tutto stringendo l'elastico centrale e la nostra acconciatura è fatta! Anche questo è super divertente e soprattutto facilissimo! Scrivetemi qua sotto nei commenti quale delle 5 acconciature vi è piaciuta di più. Io qua vi lascio altri video sempre a tema capelli e noi ci vediamo al prossimo video. Aloha!